Aspetti definitori e metodologici. Avremo cinque interventi molto interessanti e stimolanti: quattro in presenza, uno da remoto. E il tema di cui tratteremo appunto è la povertà, la misurazione della povertà dal punto di vista multidimensionale, quindi le dimensioni che andremo a snocciolare e ad analizzare soprattutto negli aspetti diciamo, di ehm, problematiche metodologiche ancora aperte, eh, riguardano diverse dimensioni. Innanzitutto eh, la dimensione economica della povertà economica. Eh, Discuteremo della povertà assoluta e povertà relativa, ma anche delle diverse misure eh, con cui ehm, affrontiamo il tema della povertà e quindi ehm, basate sul reddito piuttosto che basate sulle spese e quindi le differenze anche da un punto di vista definitorio e metodologico. Una delle eh, sfide che eh, probabilmente eh, non si può dire conclusa ma è stata affrontata negli ultimi anni soprattutto da, eh, in Istat grazie alla commissione interistituzionale è appunto quella della revisione della metodologia eh, per la misurazione della povertà assoluta, quindi questo eh, diciamo, ne, ne parleremo, ma anche inizieremo un pochino a, a affrontare una nuova sfida che anche Istat si sta appunto ponendo che riguarda quello delle eh, scale eh, d'equilibrio. Quindi un aggiornamento, una, eh, un dibattito da questo punto di vista. Eh, parleremo di povertà appunto, assoluta e relativa, ma eh, anche di povertà estrema, e quindi condizioni di eh, marginalizzazione estrema, soprattutto ehm, in termini degli nei termini appunto, della popolazione degli homeless, con questa indagine diciamo, nuova, molto, molto recente, che eh, Istat eh, ha avviato, e eh, vedremo un po' il progetto pilota. Ma la povertà, dicevamo, eh, l'affrontiamo da un punto di vista multidimensionale, quindi altre dimensioni eh, di cui eh, parleremo eh, riguardano appunto la povertà alimentare con problematiche dal punto di vista di definizione innanzitutto e di metodologia eh, inoltre e la povertà eh, abitativa e quindi anche qui di nuovo vedremo, eh, scusate, abitativa in termini energetici, quindi la povertà energetica in ambito appunto dell'abitazione per poter dare... Una um, vivibilità, una vita dignitosa nelle abitazioni, con, quindi in termini di eh, riscaldamento e quant'altro. Eh, io lascio subito la parola ai nostri eh, relatori, quindi iniziamo con il primo intervento di eh, Valeria De Martino della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare di ISTAT con una presentazione dal titolo Il fenomeno multidimensionale della povertà economica, gli indicatori dell'Istat. Prego Valeria. Buongiorno, eh, grazie per l'invito. In questa presentazione eh, che ho effettuato insieme alla collega Francesca Gallo eh, parleremo appunto eh, degli di indicatori diffusi dall'Istat e eh, i dati eh, di, eh, di fonti informative. E eh, i principali indicatori che vengono calcolati di povertà eh, relativa e l'indicatore di povertà assoluta, le innovazioni che sono state eh, apportate nella metodologia di stima. Come ultima cosa, daremo eh, un profilo delle famiglie in disagio economico. Iniziamo innanzitutto col distinguere. Due indicatori fondamentali, e cioè le misure di povertà relativa e le misure di povertà assoluta, che come vedremo a breve hanno dei concetti sottostanti fondamentalmente diversi. Per le misure di povertà relativa, noi calcoliamo il rischio di povertà che è di fonte EUSILC, che vedremo tra poco le definizioni e le proprietà di questa indagine, e un altro indicatore di povertà relativa invece è di fonte indagine sulle spese delle famiglie. Per la misura di povertà assoluta invece noi calcoliamo un indicatore che è sempre eh, di fonte indagine sulle spese delle famiglie. Eh, come dicevamo la prima indagine di riferimento eh, a livello europeo è ehm, l'indagine EUSILC. EUSILC è proprio un progetto e costituisce una fonte di riferimento armonizzata a livello europeo sulla distribuzione del reddito e dell'inclusione sociale. Abbiamo quindi davanti uno strumento multiscopo che ha eh, come focus il reddito individuale e familiare, ma fornisce molte altre eh, indicazioni anche su aspetti correlati, quali per esempio le condizioni abitative, il lavoro, l'istruzione e la salute, e viene prodotto un indicatore di povertà multidimensionale a rope, che vedremo hm, successivamente. Quindi eh, questo, diciamo, eh, questa indagine è basata su un disegno comune, appunto armonizzato a livello europeo, che eh, eh, ha come eh, comune concetti e classificazioni e procedure di rilevazione e trattamento dei dati in modo da garantire eh, il confronto eh, europeo. Che cosa succede? Dal 2011 la realizzazione di queste interviste a domicilio avviene attraverso una tecnica CAPI, quindi l'indagine fa diciamo, un passo avanti e successivamente nel 2015 viene introdotta anche una tecnica CATI per una parte delle interviste. Quindi l'indagine dal 2015 è un'indagine mixed mode, CAPI-CATI e comprende un campione teorico di circa 40.000 famiglie. Fornisce due eh, informazioni fondamentali, cioè dati trasversali con variabili che riguardano il reddito, la povertà, l'esclusione sociale e le altre condizioni di vita e dati longitudinali relativi alle variazioni di reddito individuale osservato periodicamente su un periodo di sei anni. Quindi noi inseguiamo eh, i nostri individui, le nostre famiglie per un periodo abbastanza lungo. Inoltre ospita annualmente eh, moduli ad hoc su condizioni abitative, partecipazione sociale, consumi e ricchezza. Come possiamo vedere l'indicatore che andiamo a calcolare è il rischio di povertà, ossia la percentuale di individui che vivono in famiglie con un reddito netto equivalente inferiore al 60% del reddito mediano. Questo che vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo una soglia unica nazionale e, ehm, e quindi un indicatore basato comunque sul reddito. E eh, esprime una misura di povertà relativa in quanto ci dice ehm, gli individui con standard di vita più bassi rispetto al resto della popolazione. Come potete vedere, viene calcolato per tutti i paesi dell'Unione Europea e ehm, vediamo che ehm, praticamente una persona può essere eh, a rischio di povertà, e eh, questa eh, diciamo, condizione dipende comunque dagli standard di, vi di vita nazionali. e per questo che parliamo di povertà relativa. Vengono eh, calcolati anche altri due indicatori, uno che riguarda le situazioni di partecipazione limitata alla vita lavorativa ed è chiamato bassa intensità lavorativa, ossia la percentuale di persone che vivono nelle famiglie per, per cui eh, il rapporto tra il numero totale di mesi lavorati dai componenti e, eh, di riferimento dei redditi e il numero totale dei mesi teoricamente disponibili è inferiore a 0,20. Un altro riguarda le manifestazioni di deprivazione materiale e sociale e in questo caso viene calcolato l'indicatore di grave deprivazione materiale e sociale che è definito come una percentuale di persone che registrano almeno 7 dei seguenti 13 segnali che vengono definiti sia a livello individuale che a livello familiare, quali ad esempio non poter sostenere spese impreviste, o essere in arretrato nel pagamento di bollette, o possedere un'automobile oppure eh, spendere una piccola somma per esigenze personali o due paia di scarpe in buone condizioni per tutti i giorni. Arriviamo quindi all'indicatore eh, Arope, che è un indicatore sintetico e che ci dice che un individuo a rischio di povertà e esclusione sociale se la sua famiglia è a rischio di povertà oppure è gravemente deprivato oppure la sua famiglia ha bassa intensità di lavoro. Eh, nel 2023 eh, questo indicatore ci dice che eh, sono eh, sotto questa condizione 13,4 milioni di individui, mentre se prendiamo gli indicatori eh, singolarmente vediamo che il rischio di povertà conta 11,1 milioni, la grave deprivazione 2,8 milioni e la bassa intensità di lavoro 4,1 milioni. Il rischio di povertà eh, si può calcolare anche in maniera persistente, ossia si calcola la quota di individui che risultano a rischio di povertà nell'anno corrente e in almeno due dei tre anni precedenti. Come potete vedere la tipologia familiare per questo indicatore che presenta valori più elevati è un adulto con minori che Diciamo fa parte di uno dei target che poi vedremo eh, che riguardano appunto le politiche di intervento e le policy eh, per evitare disagio economico. Passiamo quindi alla seconda fonte informativa principale per eh, gli altri indicatori di povertà, che è l'indagine eh, sulle spese per consumi delle famiglie. Questa indagine stima la spesa media mensile familiare per consumi e quindi tutto ciò che noi spendiamo, le spese incluse quelle per beni e servizi, anche regalati a familiari non conviventi o conoscenti. È un'utilissima eh, indagine poiché eh, fornisce una base informativa per molte cose, come potete vedere, per le stime ufficiali della povertà, per le stime trimestrali dei consumi finali delle famiglie, per il peso annuale del paniere dell'indice dei prezzi al consumo e per ulteriori eh, approfondimenti sulla misura delle inflazioni per classi di spesa delle famiglie. È un'indagine di tipo continuo, cioè viene effettuata durante tutto l'anno, campionario. Il campione teorico consiste di oltre 32.000 famiglie per il 2022, e quindi vediamo che gli indicatori di povertà sono definiti in questo caso a livello familiare. Ma facciamo un'ipotesi implicita che le risorse all'interno della famiglia sono distribuite equamente. E quindi vedremo che eh, le stime di povertà vengono calcolate a livello familiare. Quindi gli individui che vivono in una famiglia che ricade eh, in povertà sono essi stessi poveri, sempre per questa ipotesi che abbiamo, che abbiamo fatto. Quindi eh, in questo caso l'indicatore di povertà relativa di fonte ehm, spese per consumi anch'esso ha una linea unica a livello nazionale che si chiama Standard, eh, International Standard of Poverty Line e definisce come povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o uguale a quella della spesa media per consumi pro capite. E, vi chiederete ma come facciamo per le famiglie di diversa ampiezza? Eh, utilizziamo una scala di equivalenza carbonaro, di cui ci parlerà poi il collega eh, Cutillo, eh, che tiene conto dei differenti bisogni, economie o diseconomie di scala al variare del numero dei componenti. Il principale indicatore quindi è l'incidenza di povertà relativa. Quindi anche in questo caso la misura di povertà relativa è di disuguaglianza sociale, poiché si è poveri eh, in relazione agli altri e non in assoluto. La linea di povertà relativa eh, per il 2022 è pari a 1150 euro, come dicevamo, per definizione per una famiglia di due componenti. Cambiamo totalmente registro perché? Perché per la povertà assoluta dobbiamo inserire un concetto fondamentale, ossia il concetto dei bisogni essenziali. Definiamo quindi un bisogno primario quello che eh, all'idea del livello minimo di vita accettabile, ossia eh, questi bisogni sono stati identificati come un'alimentazione adeguata, la disponibilità di un'abitazione di un consona all'ampiezza della famiglia, dotata di servizi, ben riscaldata, il minimo necessario quindi per vestirsi, comunicare, informarsi e mantenersi in buona salute. Tutte le famiglie che non possono assicurare questo set di bisogni primari eh, sono a rischio di esclusione sociale. Quindi noi ipotizziamo che le esigenze di base sono omogenee in tutto il, il Paese, ma che i costi sono variabili nelle diverse zone del Paese. Quindi la metodologia è basata sulla valutazione monetaria di un paniere con, eh, di beni e servizi essenziali per evitare forme di esclusione sociale. Come diceva la professoressa, noi, eh, questo tipo di impostazione è stata istituita nel 2005 e sono state individuate tre macro componenti del paniere di povertà alimentare, abitativa e residuale, ma nel 2022 una commissione di studio interistituzionale, eh, convalidando il precedente quadro teorico, ha rivisto e aggiornato questa metodologia eh, per la stima della povertà assoluta. Le principali novità hanno riguardato per esempio alcune modifiche metodologiche Logiche di aggiornamento nella stima delle diverse componenti e nella rivalutazione annuale del paniere, lo sfruttamento di nuove basi per valorizzare le componenti dei paniere, del paniere e ridefinire le soglie, la rimodulazione dei coefficienti di risparmio che esistono anche per la povertà assoluta, per tener conto della dimensione familiare, e un incremento molto importante nel dettaglio territoriale delle stime per restituire una rappresentazione del fenomeno sulle diverse aree del paese. Ci troviamo di fronte quindi a, secondo la nuova metodologia metodologia ha tante soglie di povertà che variano in base alle dimensioni, ossia al numero, alla composizione per classe di età della famiglia e eh, come, diciamo, novità, alla regione di residenza incrociata con la dimensione demografica del comune di residenza. I principali interventi che qui eh, diciamo, vado velocemente riguardano per esempio la componente alimentare, si sono, sulla base di nuovi modelli nutrizionali si sono stimate le diete giornaliere in, in accordo con l'Istituto della Nutrizione, per le scale di risparmio si sono aggiornati i coefficienti. Per la componente abitativa che si suddivide in affitto, riscaldamento e energia elettrica si sono calcolati nuovi fitti ottenuti aggiornando i parametri di regressione e utilizzando le informazioni dell'osservatorio del mercato immobiliare. Per il riscaldamento si è utilizzata la, la metodologia mutuata dalla Banca d'Italia e di cui ci parlerà eh, il collega fra poco per il calcolo della povertà energetica e per l'energia elettrica l'energia e eh, la stima viene fatta tramite un modello sui dati di indagine. Quindi che cosa abbiamo? Naturalmente sono stati effettuati interventi anche sull'aggiornamento annuale delle soglie che viene effettuata con indici regionali dei prezzi al consumo e per la componente residuale si sono ehm, suddivise i modelli di regressione in due diversi sottomodelli. Una famiglia quindi con una spesa mensile pari o inferiore al valore della propria soglia vengono classificate come assolutamente povere. Arriviamo quindi a, eh, diciamo, a raccogliere i frutti di questo grande lavoro e cui, per cui la nuova metodologia ha portato alla definizione di soglie di povertà assoluta prevalentemente esogene. Si pensi che eh, la percentuale eh, di esogenità eh, del, di endogenità del modello è pari al 26,9% contro il 61,1% della vecchia metodologia. Quindi l'uso di fonti di dati alternativi all'indagine sulle spese consente quindi di limitare distorsioni legate ai dati delle indagini. Secondo l'indicatore quindi di povertà assoluta per le stime provvisorie del 2023 abbiamo 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta corrispondenti a 5,7 milioni di individui. Arriviamo quindi a eh, formare ehm, l'analisi di questi indicatori, di tutti questi indicatori che io vi ho eh, descritto per creare un target di famiglie più bisognose di interventi di polisi e questo riguarda le famiglie residenti nel mezzogiorno in confronto a quelle del nord e del centro, le famiglie con un maggior numero di componenti, in particolar modo quelle con almeno quattro persone, la presenza di figli, soprattutto figli minori, e le famiglie monogenitore di altra tipologia e con persona di riferimento occupata in bassi livelli, quali per esempio l'operaio, e anche con eh, persona di riferimento in cerca di occupazione, e le famiglie composte solo da componenti stranieri, che è un altro elemento, che presenta segnali di disagio molto maggiori rispetto a quelle composte da soli italiani. Vi ringrazio. Grazie Valeria. Eh, sì, abbiamo eh, quindi visto come eh, la ricchezza di informazioni eh, che sono rese disponibili dalle diverse misure di povertà assoluta, povertà relativa, sono in realtà appunto una ricchezza che consentono da un lato ovviamente di, di poter fare confronti a livello internazionale, a livello europeo, ma poi anche di entrare nelle specificità della nostra realtà nazionale e quindi entrare poi nelle analisi diciamo, territoriali e quindi avere anche delle misure di povertà assoluta che a livello internazionale sono ancora poco diffuse, per cui l'Italia è forse uno dei pochi paesi che propone questa analisi ma con tutte queste specificità proprio del territorio che diciamo, secondo me dovrebbero comunque coesistere, quindi una comparabilità internazionale ma nello stesso tempo anche una ricchezza di fotografare il fenomeno nella sua caratteristica anche nazionale e ehm, Valeria ha proprio parlato della scala d'equivalenza e quindi della scala eh, usata eh, dall'ISTAT, la scala Carbonaro che da decenni eh, viene eh, applicata. Adesso eh, nel prossimo intervento eh, Proviamo forse a metterla in discussione, a discutere un attimino delle, eh, dei pro e contro di questa ehm, metodologia. E, e quindi il prossimo intervento con Andrea Cutillo della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare, insieme a altri colleghi, eh, parlerà proprio della, proporrà un eh, aggiornamento della scala di equivalenza carbonaro per la distribuzione delle spese per consumo e il calcolo della povertà relativa. Prego Andrea. Ah, buongiorno a tutti. Eh, sì, questo lavoro preliminare ovviamente con eh, i colleghi Livia Celardo e Alessandro Romeo è proprio sulle ipotesi di revisione della scala Carbonaro, della scala di equivalenza utilizzata per i consumi in Istat. La scala di equivalenza, ce l'ha già detto Valeria, ha una serie di valori che permettono di rendere comparabili il consumo, in questo caso di famiglie differenti rispetto a una famiglia di riferimento. Per Carbonaro che ha fatto la nostra scala nel lontano 1985, la tipologia familiare di riferimento è una famiglia di due persone. Dico subito che noi vorremmo continuare ad avere scale basate sul numero di componenti, perché sulle scale di equivalenza si può fare tutto il contrario di tutto e quindi la famiglia di riferimento potrebbe anche essere un altro tipo, magari basata sul titolo di studio o quello che vogliamo. Questa viene usata anche per la povertà relativa, appunto, dove il consumo familiare equivalente, di una famiglia, eh, equivalente a una famiglia di due, se è più basso della soglia di riferimento, che è la spesa media pro capite in ogni anno, si è poveri relativi, altrimenti non si è poveri relativi. Eh, Carbonaro nel 1985 seguì l'approccio di Engel. Che fondamentalmente vuole che famiglie di, di differente composizione raggiungano lo stesso livello di benessere quando destinano la stessa quota di spesa ai beni essenziali. I beni essenziali sin da subito, e anche Carbonaro lo fece, furono identificati con i beni alimentari. Questa è l'equazione semplicissima: un'equazionale tre variabili che mette in relazione la spesa alimentare con quindi beni essenziali, con la spesa totale e con il numero di componenti. Derivando rispetto al numero di componenti e sotto condizione di mantenere invariata la quota per le spese alimentari, perché chiaramente più aumentano i componenti, più la curva si sposta a destra, la curva delle spese, sotto ipotesi di mantenere costante questo rapporto, si stima l'elasticità dei consumi al numero di componenti e tramite questa è la scala di equivalenza. La prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è vedere se ancora... <coughs> Valida la scala Carbonaro quantomeno ristimandola su dati più moderni. Tra l'81-83 e il 2017-19 che abbiamo usato noi è cambiato il mondo. I valori sono differenti, ovviamente a sinistra abbiamo la Carbonaro originale e a destra quella aggiornata, l'elasticità è più alta. Sono differenti quindi probabilmente ci dice che andrebbe aggiornata e ci dà dei valori che ci convincono poco. Perché ci dicono che nel corso del tempo sono minori le economie di scala per le famiglie più numerose, mentre in realtà, a parte che sulla povertà assoluta abbiamo trovato il contrario, ma in realtà per come è andato il commercio che si è spostato verso la grande distribuzione organizzata, soprattutto sugli alimentari, ma anche non solo sui beni alimentari, si sia spostati su grandi confezioni verso le con le quali ovviamente le famiglie numerose possono ottenere prezzi unitari più bassi e quindi in realtà noi sappiamo che ci sono maggiori economie di scala e come altro si potrebbe aggiornare un approccio soggettivo si demanda alle famiglie la scelta della scala siamo un istituto di statistica lo lasciamo perdere c'è l'approccio normativo che è quello che ad esempio ci ha presentato Valeria la scala OECD utilizzata per i redditi che ha il bellissimo pregio di permettere confronti internazionali, ma ha il pessimo difetto di essere decisa a tavolino da qualcuno. E poi c'è l'approccio comportamentale, tra il quale rientra appunto la, il metodo di Engel, ma non solo, Engel era di fine 800, il mondo è andato avanti. Noi continueremo a seguire l'approccio di Engel in una maniera complesa, completamente rivista, ma abbiamo provato anche i sistemi completi di domanda, a partire dal primo più importante, Stungeri del 54. Dall'Holmo's Ideal Demand System di Diton dell'80, poi fatto anche in forma quadratica, white, quello che presentiamo, tanto danno risultati pessimi. E dal sistema completo di domanda, nella versione suggerita da Carbonaro, in cui si levano da parte i prezzi, nelle, nei sistemi completi di domanda ci sono anche i prezzi e l'elasticità dei diversi beni ai prezzi. È, mh, tra l'altro quello che ha funzionato meglio tra i sistemi completi di domanda, qui non si parla più di beni essenziali ma si considera l'intero arco delle spese. Questi sono i risultati che ci convincono, anche in questo caso poco, c'è cioè prima la Carbonaro, due versioni della Stongherry, quello che ho chiamato DITON semplificato e il è il Ditton quadratico, lo mostrerò D al quadratico. I risultati sono troppo 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 soggetti a scelte arbitrarie ad esempio cambiano moltissimo se vedete tra Stongheri A e B cambia semplicemente la diversa aggregazione delle tipologie di spesa e cambiano troppo quindi in base a scelte arbitrarie in alcuni casi non rispettano neanche le regole base delle scale di equivalenza Stongheri B, quell'1,28 significa che il coefficiente scende quando arriviamo a, numerosi, a famiglie numerose invece di continuare a salire Peraltro i, i sistemi completi di domanda non nascono per fare scale di equivalenza. Deaton stesso, quando l'ha fatta nel 2002 in quel lavoro, non utilizza il suo modello. Deaton ha vinto il Nobel per i suoi studi sulle scelte di consumo. Quindi effettivamente il sistema completo che ha tirato fuori è valido, ma lui stesso non lo usa. E in più gli manca una cosa fondamentale. Engel ci dice che dobbiamo eguagliare la quota di spesa per beni essenziali. Qui non ce lo dice nessuno. E abbiamo provato anche quello normativo, l'abbiamo detto, la scala OECD fa esplodere la povertà relativa in una maniera incredibile e quindi abbiamo provato un modello Engel rivisto, provando a utilizzare proprio le informazioni che ci vengono dalla povertà assoluta e dalla revisione che abbiamo fatto. Cosa sono le soglie di povertà assoluta? C'era l'ha detto Valeria, rappresentano proprio la spesa necessaria per soddisfare i fabbisogni essenziali, cioè quanto fino ad oggi è stato... Misurato tramite la variabile proxy spesa alimentare. Se al modello di prima, al posto della spesa alimentare, mettiamo le soglie di ciascuna famiglia, l'ipotesi di base rimane esattamente la stessa. Chiaramente, sotto ipotesi che la famiglia prima arrivi a spendere quanto necessario e dopo entrino in ballo anche le preferenze allocative delle famiglie. E. Mh, in questo caso ci dobbiamo porre alcune cose, se ad esempio escludere o meno i poveri assoluti, in questo momento non l'abbiamo esclusi, ma andrebbero esclusi, perché chiaramente la soglia esogena, chi è povero assoluto avrebbe una quota superiore a 1, questa cosa non esiste al mondo, per ora l'abbiamo lasciata perché ci ha aiutato l'evidenza empirica, nel senso che l'elasticità è rimasta completamente invariata considerando o meno i poveri, quindi le quote superiore a 1, quindi per ora stanno dentro, ma insomma dal punto di vista teorico andrebbero levate. levandoli siamo esattamente nelle condizioni di Enger, ripeto, sotto ipotesi che le famiglie acquistino prima i beni essenziali e dopo entrino in ballo le scelte. Abbiamo fatto anche delle modifiche non indifferenti rispetto al modello originale, ad esempio, abbiamo aggiunto la forma quadratica del logaritmo della spesa. Quelle nuvole blu sono plottate: la quota per la spesa alimentare rispetto al logaritmo della spesa totale, e giù la quota, chiamiamola così, per beni essenziali rispetto al logaritmo della spesa totale. Quella in mezzo alla retta di regressione, chiaramente non è una funzione lineare, quella è una curva, quella sotto e quindi abbiamo aggiunto la forma quadratica del logaritmo in questo momento per continuare a stimare tramite le Halls, però forse dovremmo anche cambiare modello. Come già De Santis teniamo conto di una serie di dammi territoriali per tener conto che la, eh, della diversa distribuzione delle famiglie per numero di componenti sul territorio. Tanto quando si deriva sono tutte dammi, è una questione di intercetta, va tutto via. E inoltre, che questo è il grande pregio peraltro dei sistemi completi di domanda: sì, anche se lì non si parla di elasticità, abbiamo consentito all'elasticità di non essere più costante, ma differenziata al variare il numero di componenti. Come vedete, quelle sono le rette, non scritto, le rette di regressione che interpolano la nuvola per diverse numerosità familiari, non sono esattamente parallele, e quindi vuol dire che c'è un effetto differenziato del, della spesa totale sulla quota. Okay. in questo momento l'abbiamo fatto semplicemente facendo correre i modelli a 2 a 2 famiglie di 1 e 2 componenti insieme 2 e 3 e così via ma si può fare anche altro questi sono i risultati ho messo la carbonaro il paniere nella sola forma lineare della spesa totale il paniere con forma quadratica della spesa totale dammi territoriali e elasticità costante e in fondo quello con elasticità non costante utilizzando il paniere quindi come Stima come proxy dei beni essenziali, in questo caso troviamo crescenti economie di scala nel corso del tempo, quindi rispetto alla carbonara originale. Come vedete i coefficienti sono un pochino più stretti. Per i monocomponenti cresce, per le famiglie numerose decresce. Qualunque forma utilizziamo. Accanto ho messo anche l'incremento percentuale per ogni componente aggiuntivo, vuol dire che se spendevo 1000 sono uno nell'ultima colonna. Se siamo 2 spendiamo 1493, se siamo 3 spendiamo 1493 per 1,292 e così via. In basso ho messo anche la povertà relativa, l'incidenza di povertà relativa familiare. Perché? A parte perché viene usata per farla. Perché ovviamente non era il nostro obiettivo far sì che le incidenze non variassero, però... Ci fa piacere se non variano troppo come istituto nazionale di statistica. Dal punto di vista politico giustificare passare dall'11,5 al 18% o al 5% sarebbe abbastanza difficile. In questo caso comunque rimaniamo piuttosto stabili intorno all'11% e inoltre, perché l'ho ammessa, perché ci aiuta nella valutazione. La povertà relativa, ce l'ha fatto vedere Valeria, è lo stesso concetto di rischio di povertà sui redditi, fatte le dovute differenze. È una misura di disuguaglianza e non di povertà, purtroppo si chiama di povertà da sempre. E chi sono i poveri? I poveri sono quelli che stanno nella coda bassa della distribuzione della disuguaglianza, che è della distribuzione equivalente, quindi, che controlla la disuguaglianza. Quindi, cosa ci aiuta nella scelta? Il fatto che vorremmo che i poveri assoluti fossero un sottoinsieme quanto più perfetto dei poveri relativi. Non potranno mai essere un insieme perfetto perché la, la soglia della povertà relativa è unica nazionale, mentre dell'assoluta è differenziata sul territorio per tener conto del costo della vita, ma quanto più questa sovrapposizione è piccola, questa mancata sovrapposizione, cioè quello spicchietto che fuoriesce, è piccolo, tanto meglio è. Qui ho messo carbonario, il diton semplificato che è quello che funziona meglio tra i sistemi completi di domanda, paniere lineare e così via, e quello che abbiamo trovato con il... Utilizzando il paniere con controlli territoriali, la forma quadratica della spesa totale e l'elasticità non costante è quello che effettivamente ci consente la mancata sovrapposizione più bassa, cioè fatti 100 poveri assoluti, solamente il 6 e 9% di questi non stanno anche in povertà relativa. Qui in basso è una complicazione, una semplificazione piuttosto, dell'ultimo minuto. Eh, dissi già nel convegno sulla povertà assoluta che a noi statistici piacciono tanti modelli, per quanto abbiamo utilizzato un modello semplicissimo. Ma i modelli ovviamente hanno delle ipotesi non sempre verificabili e quando verificabili, non sempre verificate. E quindi proviamo anche un metodo non parametrico. D'altronde, una scala di equivalenza, che cos'è? È un rapporto tra quantità. E perché non provare a tirarla fuori semplicemente da, se crediamo nelle linee di povertà assoluta, dal rapporto tra le linee, cioè la media delle linee di povertà per famiglie di due componenti rispetto a uno e così via. Questo è semplicemente un rapporto tra medie. Un'altra scala ce l'abbiamo lì, valori abbastanza simili, anche se ci sono le differenze soprattutto per i monocomponenti. La mancata sovrapposizione peraltro è ancora più bassa, arriverebbe al 4,6%. Ripeto, eh, sarebbe comodo perché è un metodo non parametrico, quindi ci leviamo intorno a tutte le incertezze dei modelli statistici. Dall'altra parte non potremmo controllare per nulla perché è una media su quello che osserviamo nel campione, quindi probabilmente dovremmo quantomeno inventarci una sorta di popolazione standardizzata da assegnare a tutte le regioni prima di fare una roba del genere. E qualche numero che andiamo a finire qui sono le incidenze di povertà relativa familiare con alcuni modelli. Ho messo accanto anche la povertà assoluta. La più classica di tutte rispetto al territorio, quindi rispetto alla ripartizione, il profilo non cambia. Fondamentalmente, vabbè, al sud si sta peggio, ci mancherebbe altro, lo sappiamo tutti. E, ma con, i, con le diverse scale il profilo non cambia assolutamente. Cambia molto e non poteva essere altrimenti, dato che stiamo facendo una scala sul numero dei componenti, invece rispetto all'incidenza di povertà relativa familiare per numero componenti. Quando utilizziamo il paniere, sia in un modello sia in forma non parametrica, il profilo della povertà relativa ovviamente è su livelli più alti, ma è molto più simile a quello che succede sul profilo della povertà assoluta. Ad esempio, se vediamo il rapporto tra panieri, le monocomponenti hanno un valore più alto delle famiglie di due componenti, esattamente come succede per la povertà assoluta. E la stessa cosa quasi, quasi si eguagliano quando utilizziamo il paniere all'interno di un modello, quindi ci andiamo ad avvicinare un po' di più e come profilo. Questa è nel, in serie storica dal 14 al 22, il 23 ancora è provvisorio, non l'ho messo. Eh, le differenze sono ampliate dalla scala: la scala la vedete a sinistra va da 9 a 13 la familiare, da 10 a 16 l'individuale, scusate sulla familiare. Più o meno, a parte eh, il sistema di domanda completo che lo porta un po' più su, l'incidenza rimane più o meno uguale, sia utilizzando il carbonaro originale che utilizzando i due metodi basati sul paniere. Cambia molto, e cambia molto ovviamente per quello detto precedentemente, se lo vedete l'incidenza di povertà relativa per le famiglie numerose è molto più bassa utilizzando il paniere rispetto a quello che succedeva con la carbonaro, chiaramente se scende la povertà relativa per le famiglie numerose scenderà la povertà relativa individuale sul complesso degli individui, in questo caso quindi la povertà relativa individuale è un pochino più bassa una volta che utilizziamo il paniere, soprattutto la linea viola tratteggiata quando utilizziamo il rapporto tra panieri. Concludo dicendo vabbè, che chiaramente è un lavoro preliminare, stiamo ancora pensando tanto perché banalmente... Le fonti di eterogeneità non sono solo il territorio, quindi non stiamo pensando se aggiungere altri elementi di eterogeneità, sempre come variabilità all'interno del modello. Ho fatto vedere il modello originale di Carbonaro. In realtà lui stesso ne ha tirato fuori un altro nel 91, che però non, ho, non abbiamo utilizzato in questo caso per motivi comparativi, perché abbiamo usato esattamente lo stesso fatto per la scala ufficiale in questo momento. I sistemi completi di domanda per quanto quello molto semplificato che poi non significa altro che tirar fuori una serie di scale di equivalenza per diverse categorie di bere e poi farne una media ponderata è quello che funziona meglio però ci piacciono relativamente poco e quindi ci sembra invece buona l'idea di continuare sempre sotto quell'ipotesi fatta che le famiglie prima spendono i beni essenziali e poi entrano nelle preferenze allocative eh, continuano a utilizzare le soglie di povertà assoluta nel calcolo della scala mh, di equivalenza Chiaramente una volta un po' chiariti anche noi le idee, perché qui vi ho fatto vedere alcuni risultati, avremmo fatto 30 o 40 modelli finora, i risultati sono sempre differenti, questa cosa è normalissima in letteratura, quindi la cosa non, non ci sconvolge più di tanto, però vorremmo arrivare con una serie di proposte abbastanza limitate e provare a coinvolgere anche i membri della Commissione di Povertà Assoluta, ce ne sono diversi anche in quest'Aula, con le quali abbiamo lavorato parecchio. E parecchio bene, quindi vorremmo coinvolgerli anche per avere uno scambio di opinioni e, e qualche supporto. Grazie, grazie, grazie Andrea. Una presentazione densa di, di stimoli, nel senso che sono veramente, eh, credo, insomma, bisognerà rifletterci a lungo perché comunque sono eh, tanti aspetti interessanti. Condivido così a, a caldo eh, questa idea di allargarsi ai beni essenziali che non siano soltanto beni alimentari, quindi probabilmente che sia eh, l'intero un sottoinsieme ampio del paniere eh, di povertà. Questo eh, sicuramente condivido molto questo obiettivo anche di cercare di eh, ridurre al minimo, anzi ampliare al massimo la sovrapposizione fra poveri assoluti e poveri relativi, insomma ci sono eh, tanti, tanti punti di riflessione um, e poi magari successivamente avremo modo di, di eh, ritornarci. Um, Continuiamo a parlare di eh, povertà, adesso in termini di povertà estrema e parliamo di un'indagine che con Istat eh, si è avviata nella mh, città, insomma Roma Capitale, eh, che riguarda appunto eh, un'indagine pilota, censimento pilota dei senza tetto a Roma. Lascio quindi la parola a Giovanni Impagliazzo, responsabile tecnico dell'assessorato delle politiche sociali di Roma Capitale. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora passiamo un po' dalla statistica di tavolo a un'indagine un pochino più sul campo. Sì. Eh, io prima di tutto volevo ringraziare l'Istat, volevo ringraziare la dottoressa Freguglia, il dottor Brunetti e tutta l'equipe che in questi due anni ha collaborato intensamente con Roma Capitale. Abbiamo iniziato appunto due anni fa grazie all'intuizione anche del dottor Di Leo di provare appunto a circoscrivere in maniera statisticamente, scientificamente un pochino più certa questo fenomeno e noi ci siamo trovati molto bene, noi come Roma Capitale, è stata la prima grande esperienza che abbiamo vissuto, almeno come politiche sociali, di approfondire in maniera seria questo problema e non so, immagino ci sono molte persone non romane qui, c'è qualcuno non romano? Bene. Avete mangiato bene oggi? <ride> abbiamo sperimentato un po' la ci stiamo preparando per il giubileo e quindi però insomma, non ci pensavamo all'inizio quando abbiamo iniziato questa esperienza, ma devo andare più veloce perché vedo qui il cronometro che corre, quindi e abbiamo sì fatto questo tentativo di provare a capire questo mondo di senza tetto, un mondo che eh costituisce appunto una popolazione di difficile stima da parte dell'Istat, ma sono popolazioni che vivono in condizioni di povertà estrema e una popolazione che viene considerata degna di attenzione dall'opinione pubblica solo quando ci sono determinate condizioni, quando diventa fonte di preoccupazione e di scontento perché si considerano appunto i senza detto. Persone appunto che creano degrado alla città oppure quando gli homeless muoiono, eh, muoiono per strada, per il freddo o per presunta mancata presa in carico da parte di qualcuno. Eh, questo è il caso di Modesta Valenti, una senza tetto che è morta proprio il 31 gennaio del 1983 accanto al binario numero 1 eh, della stazione Termini. Se prenderete il treno per tornare a casa e volete fare una passeggiata sul binario numero 1 c'è lì una targa in memoria di questa donna. Oggi Roma eh, ha eh, intitolato Modesta Valenti l'indirizzo virtuale dove i senza tetto possono prendere la propria residenza, quella che viene comunemente chiamata via della casa comunale no? nelle altre città. Per noi via Modesta Valenti, dal 31 gennaio 1983 l'amministrazione comunale, ma non solo noi, tutto il terzo settore, le associazioni, qui a Roma almeno insomma, siamo molto contenti di avere tante associazioni la Caritas, la Croce Rossa, la comunità di Sant'Egidio, siamo molto orgogliosi di questo appoggio che loro ci danno e, e da allora si è cercato di attuare in maniera un pochino più seria l'accoglienza notturna di queste persone. Roma Capitale si è dotata di uno strumento conoscitivo che si chiama Sistema Informativo Unico di Monitoraggio e Intervento Sociale, ma questo sistema che ormai diciamo, è su una piattaforma chiamata Antologi dal 2016, ci dà un monitoraggio degli interventi che facciamo come dipartimento centrale, come ufficio centrale. Pensate che dal 2016 abbiamo fatto più di 7 milioni di interventi su persone in povertà estrema. Chiaramente eh, ci sono anche gli anni del Covid, i tanti pacchi portati a domicilio agli anziani però abbiamo appunto un archivio importante di più di 80.000 persone censite e trattate, ma questo monitoraggio non ci dà un dato preciso su quanti sono quelli che vivono per strada. I dati della popolazione adulta a Roma senza tetto che avevamo a disposizione facevano riferimento a un'indagine fatta dall'Istat nel 2014 in cui si parlava di 7.709 persone in condizioni di povertà ed esclusione abitativa. Sono andato troppo avanti qui, forse... ecco qua e mi era sfuggito e allora eh, questa osservazione però era stata fatta da, dall'Istat eh, senza che gli statistici potessero esplorare in maniera diretta il fenomeno dei senza tetto, cosa che abbiamo fatto invece quest'anno. Si trattava di un'osservazione indiretta, o meglio basata su un campionamento indiretto. Più di recente nel 2021 nell'ambito del censimento permanente della popolazione l'Istat ha fornito un dato che un po' ci ha preoccupato, la presenza di 22.182 persone senza fissa dimora. Qui si è aperta una certa polemica, non proprio una polemica, noi eravamo molto preoccupati come eravamo a capitare perché diciamo non è possibile, è un numero troppo grande, però non ci capivamo, parlavamo due lingue che però a volte era un po' una babele, almeno per noi, dalla nostra ignoranza, pensavamo che questo dato fos, facesse riferimento ai senza tetto. Poi ci siamo chiariti, abbiamo fatto tanti incontri, abbiamo trovato grande disponibilità, ripeto, la dottoressa Freguglio ci ha spiegato bene che cosa significava questo, cioè erano persone appunto, che per il censimento erano senza fissa dimora perché effettivamente si spostavano da un posto all'altro e avevano trovato dimora anagrafica in via Modesta-Valenti però magari stavano a casa di un parente oppure banalmente avevano una piccola occupazione avevano occupato un appartamento qui ci sarebbe tutto un capitolo però non, non abbiamo tempo, il decreto Lupi voi forse qualcosa sapete di, di questo comunque alla fine noi siamo arrivati all'idea che bisognava provare a fare questa eh, portare avanti questo progetto di conta dei senza tetto e proprio la collaborazione nasce nel 2022 con delle chiacchierate molto amichevoli con il dottor Di Leo, a cui è seguito invece la firma di un accordo eh, formale eh, che è stato firmato nel 2023 e poi è stato rinnovato nel 2024 per la realizzazione di uno studio sulla popolazione dei senza tetto. La novità di questo accordo di collaborazione è stata rappresentata dal fatto che Roma Capitale e l'Istat hanno collaborato come partner paritetici e in, in questo hanno potuto acquisire elementi importanti. Ci siamo confrontati e le competenze organizzative di presenza sul territorio del comune sono state a sua volta molto utili all'Istat perché la metodologia e la capacità appunto di pensare un'indagine così noi non ce l'avevamo ma insieme siamo riusciti appunto a tirar fuori questa notte della solidarietà. È stata un'esperienza bellissima, eh, abbiamo messo insieme 1900 persone, di queste 1700 volontari eh, che si sono autocandidati, appunto. Abbiamo pubblicato nei vari siti la possibilità di iscriversi a questa notte della solidarietà. E poi così si sono uniti i personali sociosanitari, abbiamo fatto queste indagini in due grandi ospedali, nelle pertinenze degli ospedali, lungo eh, il fiume, quindi eh, la polizia fluviale ci ha aiutato, 36 enti 127 organismi di eh, volontariato. Nel mettere a punto il progetto, abbiamo scelto di circoscrivere il territorio sul quale effettuare il conteggio nell'anello ferroviario allargato. La ZTL per chi è di Roma, per chi non è di Roma, sarebbe la città consolidata, la città costruita fino al 1962, quindi la città costruita fino appunto agli anni '60. Una città molto grande, sono 46,65 km quadrati, e qui questa area urbana l'abbiamo divisa in 338 settori. Addensati per fini organizzativi in 20 cluster. Abbiamo lavorato per molti mesi con l'ufficio cartografico di Roma Capitale per dividere strada per strada, angolo per angolo, abbiamo fatto una divisione veramente molto capillare di tutta la zona e quindi qui abbiamo potuto poi mandare tutti questi volontari divisi appunto in 338 squadre composte da 3-5 volontari che ci hanno aiutato a mappare tutta Roma. A questo abbiamo aggiunto anche la rilevazione nei 48 hub di accoglienza notturna, 48 hub di accoglienza notturna presenti in tutto il territorio, in tutto il territorio cittadino. Anche questo è stato un grande lavoro perché dovete immaginare piccoli dormitori di 5-6 persone con dormitori che ospitano più di 75 persone dormitori in convenzione con il comune di Roma, dormitori invece aperti dal volontariato. È stato fatto un grandissimo lavoro per cercare tutti i dormitori. Nessuno lo aveva fatto prima. Lo abbiamo fatto perché l'Istat ci ha aiutato a farlo dicendo "Dobbiamo essere precisi, non fate i soliti cacciaroni, che a e che date dati non tanto veritieri". Quindi ci hanno costretto a essere meno romani e un pochino più milanesi. E noi che cosa abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato 2204 persone, di cui 1186 accolte nelle strutture d'accoglienza e 948 direttamente in strada. Non tutte. Eh, non tutti i cluster, meglio detto, non tutte le aree hanno trovato persone. Ci sono state 240, 204 aree in cui abbiamo trovato persone sulle 338 totali. Provo ad essere un po' preciso: qui avete i dati, li potete vedere. Poi, intanto, è tutto pubblicato. L'ISTAT eh, ha voluto giustamente pubblicare tutto. Noi siamo anche di questo molto contenti. Devo dire altre due cose molto rap rapidamente: e ci ha aiutato anche la Banca Mondiale. Bisogna fare un ringraziamento anche alla Banca Mondiale, che si è unita a questo bel progetto, perché ha messo a disposizione un'app, ehm, cioè il, i dati sono stati raccolti su un'app, ehm, eh, un, un server. Eh, sviluppato dalla Bacca Mondiale, gratuitamente messo a disposizione, ci ha aiutato per far sì che noi abbiamo potuto così dotare eh, di quest'app tutti i rilevatori che sono andati per strada e abbiamo potuto così elaborare in maniera molto rapida grazie appunto all'impegno di questa equip che torna via è stata per noi veramente fantastica. Adesso io non faccio troppi elogi, però io lo dico perché. Eh, per noi è stato un momento molto importante di crescita anche culturale come Roma Capitale. Stiamo con grande fatica cercando di elevarci diciamo, e di entrare un po' in una dimensione europea. Questo eh, censimento, seppur parziale, seppur una prima esperienza, ci porta diciamo, a sederci con grandissima dignità accanto a grandi città come Parigi ma non solo Parigi e New York che da tanti anni fanno questa indagine in maniera appunto scientificamente certa e noi finalmente oggi dopo appunto, questi due anni di lavoro grazie a questa collaborazione siamo orgogliosi di dirvi che possiamo finalmente sederci e dire anche noi abbiamo i nostri dati sono dei dati inattaccabili perché appunto grazie all'apporto di tanti Istat, Banca Mondiale ma di tanti cittadini romani, siamo riusciti a mettere su un giocattolino che speriamo appunto, possa essere utile anche per il futuro. È un conteggio point in time e quindi abbiamo fatto questa bella fotografia, È una fotografia che ci eh, fa capire appunto la sofferenza di queste persone e che ci sprona a dire che noi sì, qualcosa abbiamo fatto. Ripeto, appunto, 1186, sono sistemati nelle strutture d'accoglienza di Roma Capitale ma anche del volontariato. Un applauso per questo sforzo. Però ne abbiamo oggi ancora 948 che stanno per strada e che dobbiamo raggiungere. Noi si parla di PNRR, si parla di tanti luoghi nella città abbandonati, non utilizzati, abbiamo un po' di tempo, vogliamo utilizzare un po' di soldi per far sì che il prossimo anno anche queste 948 persone abbiano la dignità di un luogo che poi la possibilità di dormire bene, che sono cose che voi conoscete benissimo, ci permetterà un approccio diverso e il fatto di dire che queste persone potranno riconnettersi in maniera decente e dignitosa con la città. Grazie ancora. Grazie, grazie per essere stato... Nei tempi, e io avevo avuto modo di vedere le slide e volevo commentare un dato che non è stato fatto vedere: però, una percentuale molto alta di italiani, cioè la percentuale eh, mi sembra quasi il 25%, italiani quindi anche io sono di Milano. A Milano avevo seguito un po' Caritas Ambrosiana, che aveva fatto un'indagine, ovviamente, non di questi livelli e negli ultimi anni molti working poor italiani hanno proprio questa, eh, questa difficoltà, a dover abbandonare le case insomma mi aveva molto colpito come dato Ma poi slide ragione, certo. le slide sì, magari le condivideremo sì, sì, sì. però devo dire che insomma questa, questo progetto eh, colpisce, colpisce sicuramente e anche questo dato mi aveva molto colpito grazie. Allora eh, adesso appunto ci siamo focalizzati finora su povertà prevalentemente economica e ampliamo quindi in un'ottica multidimensionale eh, come dicevamo all'inizio, eh, parliamo adesso di povertà alimentare, abbiamo eh, Carlo Caffiero, Senior Statistician Economist della FAO che è collegato eh, da remoto, lo salutiamo e lui ci parlerà eh, dei loro studi, progressi più recenti nella misurazione della povertà alimentare fatti dalla FAO. Eh, Abbiamo 12 minuti, so che da casa il timer non c'è, quindi così, lo ricordo. <ride> Grazie, Grazie, prego Carlo. Grazie mille e innanzitutto chiedo scusa a tutti per non essere di presenza, ma come la mia voce forse rivela è un problema di salute che mi ha impedito di essere presente. Cercherò di stare subito nei tempi e condivido le mie slide. Come la professoressa ha, ha anticipato io vi parlerò quali sono i progressi recenti nella misurazione della povertà alimentare e lo farò dalla prospettiva della FAO, che è l'organizzazione delle Nazioni Unite che è maggiormente responsabile del monitoraggio a livello globale. Uh, la mia presentazione si articola in cinque brevi punti. Primo uh, dirò qualcosa sulla difficoltà. Nel definire il concetto di povertà alimentare o quello che più frequentemente noi chiamiamo di insicurezza alimentare, e soprattutto definirlo in maniera tale che si possa misurare. Eh, nel fare questo, accennerò solamente a, al problema che, quando si ha a che fare con fenomeni complessi, eh, esiste sempre una tensione tra costruire degli indici. Semplici e invece presentare matrici o eh, dashboard, pannelli indicatori. Questo mi darà l'opportunità per parlare di quella che per noi è stata una soluzione che si è rivelata molto utile per la misura dell'insicurezza alimentare che è il modello di Rush che in qualche modo è un ponte tra i metrologi, gli ingegneri che studiano il problema della misurazione e gli statistici, la statistica inferenziale. E questo ci ha portato a costruire la Food Insecurity Experience Scale, che è lo strumento più recente che usiamo per la misurazione dell'insicurezza alimentare e che sono lieto di eh, testimoniare che anche Istat a partire dal 2021 sta usando, avendolo incluso nel questionario EUSILC e concluderò con qualche accenno a quelli che secondo me possono essere gli sviluppi futuri. Allora, per farvi capire il problema, su questa slide ho messo il risultato di una ricerca per immagini di Google con la parola chiave Food Insecurity Framework e, e come vedete eh, ce ne sono decine se non centinaia, tutti puntano alla complessità dei fattori, degli elementi che contribuiscono a quello che normalmente noi consideriamo povertà alimentare e però tutte queste cose sono veramente difficili poi da ridurre all'osso a qualche cosa che si possa misurare. La definizione attualmente più accettata, per esempio, di sicurezza alimentare, questa risale al rapporto del High Level Panel of Experts del Comitato per la Sicurezza Alimentare alimentare nel 2020, parla di una situazione che esiste quando tutti in ogni momento hanno un accesso fisico, sociale ed economico a cibo sufficiente, sano e nutritivo che risponde ai bisogni dietetici e alle preferenze per una vita attiva e sana e all'interno identificano sei dimensioni diverse, ognuna delle quali meriterebbe Attenzione di per sé. Detto questo, quello che mi sento di poter uh, dire a questo punto è che nel nell'affrontare il problema della misurazione, forse si può fare chiarezza se si comincia a distinguere in maniera abbastanza netta la condizione di povertà alimentare da quelle che da un lato sono le sue cause e dall'altra quelle che possono essere le conseguenze. E da questo punto di vista, la, definizio la definizione che eh, noi abbiamo trovato più efficace per caratterizzare la condizione di povertà alimentare di una famiglia o di un individuo, è quello che deriva dal lavoro fatto alla Università di Cornell negli Stati Uniti negli anni Ottanta da Katy Radimer e altri, la quale attraverso un lavoro etnografico, interviste condotte con famiglie povere nello Stato di New York, ha definito la food insecurity come la incapacità di acquisire o consumare una quantità sufficiente o una qualità adeguata di cibo in modi che siano socialmente accettabili o anche solo l'incertezza a non riuscire a, riuscire a farlo. E a partire da questa definizione che quindi individua la povertà alimentare come capacità di accesso al cibo, questo ci permette di distinguere da un lato le determinanti le cause che possono essere da un lato i redditi, la capacità di spesa, il controllo che una famiglia ha di risorse e d'altro lato la disponibilità locale di cibo e a quali prezzi e a valle distinguere l'insicurezza alimentare o povertà alimentare da poi l'osservazione di quali effettivamente siano i consumi alimentari e ancora più avanti nella catena quale possa essere l'effettivo stato nutrizionale. E in questo, quindi, noi come accennavo eh, nell'introduzione sembra che il problema di fondo che ci siamo dovuti eh, trovare ad affrontare eh, deriva da questa um, opinione, una citazione che molto spesso viene attribuita a Peter Drucker un, un scienziato, un ricercatore del management, del corporate management, che dice che solo ciò che viene misurato può essere gestito. E quindi è come se ci fosse stata una corsa, un tentativo a voler misurare a qualunque costo anche fenomeni come l'insicurezza alimentare, come la povertà alimentare, ma lo stesso si può... Mh, lo stesso ragionamento può essere applicato alla povertà e quindi il problema di fondo sembra essere stato come fare a ridurre questi fenomeni complessi al valore possibilmente un valore numerico definito su una scala su una scala che, che fosse perlomeno una scala ordinale meglio ancora idealmente se fosse una scala cardinale, una scala effettivamente quantitativa, con la quale operare le classificazioni. E esempi di questi tentativi ce ne sono moltissimi, ne abbiamo eh, visto già qualcuno nella prima presentazione che la dottoressa Tommaso ha presentato, tanti indici di povertà multidimensionale, indici di deprivazione, in cui una serie di elementi vengono aggregati, per esempio una famiglia che riporta almeno nove tra le eh, varie forme di deprivazione. Ora, il problema nostro è stato che queste pratiche, questa costruzione di indici sintetici, di indici complessi, presentano dei problemi teorici non da poco. Se visti dal punto di vista della misurazione. E misurare come eh, gli ingegneri che si occupano di metrologia ci insegnano, non è una cosa così banale, perché non basta associare dei numeri a dei fenomeni per concludere che abbiamo misurato qualche cosa. E questo è un problema che, per esempio, è stato molto dibattuto anche nell'ambito della psicologia. Joel Mitchell stato un critico dei modelli di misurazione dei fenomeni eh, psicologici, in cui lui diceva che, guidati da un, un insieme di Pitagoranesimo e operazionalismo, gli analisti hanno messo a punto tante procedure che generano dati numerici. E per molti di loro sembrava che non, non fosse necessario altro che mettere a punto queste procedure che generano dei numeri. E anche se non sapevano esattamente cosa stessero misurando, potevano essere fiduciosi che queste procedure stavano effettivamente misurando qualcosa. E in questo dibattito sul problema di definire indici che siano veramente delle misure, poi è arrivato Benjamin Wright, che è stata la persona che ha portato il modello di Rush ad essere applicato prima nel campo dell'educational testing, poi nella psicologia clinica, ma oggigiorno in tantissime altre branche della ricerca umana e sociale, a dire che c'era bisogno di fare qualcosa per trasformare questa pratica di usare semplicemente quelli che lui chiama primitive counts and raw scores, cioè semplici somme. O indici dati dalle somme di elementi discreti in qualche cosa che fossero delle misure, altrimenti non ci sarebbe nessuna speranza per che queste pratiche potessero svilupparsi in una scienza utile o affidabile. Il problema sostanzialmente è che quando si fanno queste semplici somme di indici implicitamente si fanno delle assunzioni, delle assunzioni di equivalenza, delle assunzioni di ehm, dare lo stesso valore, per esempio, perché mai dovrebbe avere la stessa importanza, faccio un esempio: non riuscire a riscaldare adeguatamente l'appartamento oppure non riuscire ad avere un pasto proteico. Questi sono due esempi di, degli item, degli elementi che entrano negli indici di deprivazione materiale. Che vengono praticamente pesati in maniera uguale, ma senza alcuna effettiva giustificazione. Quindi, per quanto ci riguarda, la soluzione a questo problema è stata quella del modello di Rush. Sul quale non mi dilungo perché sarebbe fuori luogo farlo, sì, Carlo. In questa scusami, sede. abbiamo ancora un paio di minuti. Grazie. Sì, sì ho quasi, quasi finito. E il modello di Rush permette di convertire. Un'informazione contenuta nelle risposte, che sono delle semplici risposte sì, no, spesso, talvolta, raramente mai, date a una serie di domande incluse in un questionario. Trasformare queste in una misura quantitativa definita su una scala intervalli. E la, eh, è il primo esempio di una scala di misurazione della sicurezza alimentare fondata sul modello di Rush è stata, a partire dal lavoro di Gary Radimel, nel 1995 la Household Food Security Survey Module, che viene usata tuttora per l'indagine che lo USDA, il Dipartimento di Agricoltura, conduce ogni anno nella popolazione americana. E a partire da quello ci sono state tante eh, evoluzioni che hanno portato alla FIES, la Food Insecurity Experience Scale, che ad oggi più di 70 paesi hanno già incluso all'interno di indagini nazionali e che riportano regolarmente. Uh, Questi sono semplicemente due dei riferimenti. Abbiamo un articolo pubblicato sulla rivista Measurement, che è la rivista ufficiale, l'organo ufficiale dell'Associazione Internazionale di Metrologia, e un rapporto che abbiamo pubblicato nel 2016 in cui tutta la metodologia viene descritta e sostanzialmente la scala Fies corrisponde a un questionario in cui si fanno domande abbastanza semplici, in cui alle persone si chiede se per mancanza di soldi o di altre risorse sia capitato mai e si elencano una serie di condizioni a cui chi risponde può dire sì o no. E il modello di LASCE permette di trasformare queste risposte in una scala di misura definita su una scala quantitativa. Con questo concludo per dire che adesso quindi abbiamo uno strumento che permette di ottenere misure quantitative della gravità della situazione di povertà alimentare, ma anche una scala di riferimento globale con la quale noi possiamo calibrare le misure che si ottengono in ogni paese in maniera tale da rendere le statistiche effettivamente confrontabili. Ovviamente però questo non basta, soprattutto come sta emergendo anche dalle altre eh, presentazioni a cui abbiamo assistito, a livello nazionale forse c'è bisogno di andare ancora di più in dettaglio. Quindi, mentre la confrontabilità a livello internazionale resta un valore, forse bisogna anche riconoscere come la povertà alimentare si possa manifestare in modi e con intensità differenti a seconda dei contesti. Certo. E per Grazie. questo motivo le misure dovrebbero e possono, con la metodologia FIS, essere adattate al contesto e mi permetto di suggerire che per esempio in un paese come l'Italia ad alto reddito il ricorso agli aiuti alimentari potrebbe essere un'altra esperienza che si può aggiungere alle domande che si fanno con un'indagine FIES oppure potrebbe essere utile per alcune fasce di reddito come quelle dei più giovani includere anche gli aspetti non immediatamente percepibili del benessere alimentare come per esempio la limitazione alle occasioni di vita sociale. Sì. Grazie Carlo, grazie, eh, ti devo interrompere, scusa eh, no. ci siamo veramente eh, un po' in ritardo. Io ti ringrazio, l'applauso per te. È stato un piacere mi scuso ancora sia per la. Ci cioè, hai voce... dato tanti stimoli di riflessione, anche perché ritorniamo sull'importanza della confrontabilità internazionale, anche sul tema della povertà alimentare. Grazie. Abbiamo, e mi scuso tantissimo eh, con Luciano, ma comunque lui ha tutto il tempo eh, che gli spetta. Luciano vecchia economista della Banca d'Italia, eh, che ci parlerà adesso della povertà energetica e quindi anche di questi modelli, che in realtà lì è stata già adottata ampliamente anche nel progetto della povertà assoluta. Prego Lucio. Grazie mille, grazie per questo invito. Sono fortunato perché parte di quello che dirò è già stato anticipato, quindi riuscirò a risparmiarvi un po' dell'agonia, immagino siete tutti stanchi. <ride> ehm, naturalmente quello che dirò è responsabilità mia, nulla può essere attribuito alla Banca d'Italia, al solito disclaimer, scusate, lo devo farlo. Allora, eh, in, in, prima di tutto partiamo da una definizione. Siamo tra un contesto di statistici, senza una chiara definizione non si può fare un lavoro accurato. Eh, successivamente cercherò anche un po' di restringere il perimetro di analisi, povertà energetica e tante cose, concetto. Molto, molto vasto, molto confuso, è meglio restringere per essere un po' più chiari e più precisi. Passerò poi a introdurre come misuriamo la povertà in generale nei vari paesi e in particolare in Italia, presentandogli poi appunto alcuni numeri che possono essere interessanti in generale per il dibattito e per il policymaker e concluderò con alcuni suggerimenti per il futuro. Uh, di povertà energetica in realtà in Italia se ne parla dal 2008, il policymaker si è inventato il bonus elettrico e il gas nel 2009. C'era stata una crisi dei pezzi petroliferi. Il politico è un animale che, come dire, sente i bisogni delle persone. Oh, scusate, questa è uscita molto male. È, è, è sensibile alle esigenze delle persone e giustamente eh, ha inventato qualcosa perché si è capito un forte disagio. Quello che è mancato è quindi il bonus elettrico e il bonus gas. Uh, quello che è mancato è stato una, un lavoro diciamo, uh, di rifinitura, di di, di comprensione un po' più specifica del problema. Per questo abbiamo dovuto aspettare parecchi anni, fino alla senna del 2017, in cui si è arrivati a una formalizzazione della povertà energetica che, guarda caso, richiama molto da vicino quanto si è detto prima appunto sul tema della, della povertà alimentare. Non peraltro il periodo in cui si è in, in sede indagare sulla povertà energetica è sempre alla fine degli anni Ottanta in Inghilterra, quindi come vedete, diciamo, quando ci sono un certo fermento in quegli anni. E quindi la, difficoltà, la povertà energetica nel nostro paese è definita come difficoltà a comprare. Un paniere minimo di beni e servizi oppure una situazione in cui si spende troppo fondamentalmente eh, rispetto a un valore definito normale. Eh, sempre nella Senne nel 2000 eh, andiamo un po' diciamo, a capire un po' meglio questo perimetro. Intanto parliamo al, alle spese energetiche di tutti i mobili. Posseduti da una famiglia, sia la prima, la seconda, la terza, la quinta casa. Chiaramente, diciamo quello che si osserva è che è la casa principale, quella dove si verifica il grosso delle spese, nelle altre case le spese energetiche sono quantità irrisorie. Noi non guardiamo la spesa per trasporti, questo è un tema molto rilevante, anche perché la quota di spesa per i trasporti è tanto quanto il resto delle spese energetiche, ma la spesa per trasporti ha delle caratteristiche molto interessanti, ma che diciamo, complicherebbe il quadro. Quindi in questo momento noi guardiamo solo alle spese energetiche connesse all'abitazione. Guardiamo a tutti i vettori energetici, qualsiasi cosa venga utilizzata o bruciata per un servizio energetico riferito alla casa, per cuocere gli alimenti, per riscaldare la casa, per riscaldare l'acqua eccetera eccetera, grazie ai microdati e all'indagine sulle sospesa delle famiglie di Istat che noi utilizziamo a man bassa, è rilevata e noi la utilizziamo. Come vi dice appunto i dati, noi utilizziamo quella che era l'indagine sui consumi, poi diventata indagine sulla spesa delle famiglie. Nella versione base, le elaborazioni base, noi mettiamo a disposizione i codici in formato R e stata sul sito internet. Si possono essere fatte queste elaborazioni già utilizzando i microdati pubblici. Quindi, chiunque scarica il sito di stati microdati pubblici, nella migliore tradizione delle, delle, della diffusione di microdati a livello internazionale, si prende i nostri codici e fa girare il programma e ha la stima. Se si vogliono fare cose un po' più sofisticate invece bisogna invece passare con microdati come per esempio gli MFR, quelli per la ricerca. Eh, quali sono gli approcci in letteratura? Si è iniziato nell'89 in Inghilterra con una, una metodologia per l'identificazione, la cosiddetta regola del 10%. Le famiglie che spendono più del 10% del proprio budget per le spese energetiche della casa sono le definite famiglie in povertà energetica. A queste, sempre in Inghilterra dove c'è stata storicamente un, una forte attenzione al fenomeno. Anche perché le spese di riscaldamento in Inghilterra, in particolare, sono spese molto ingenti, si è passati intorno al 2015-2016 con l'introduzione di un metodo definito low income, high cost. In poche parole, una famiglia in povertà energetica se spende tanto per le spese energetiche e contestualmente ha un reddito che diventa basso a causa di queste spese in soldoni. Uh, successivamente, sempre in Inghilterra, si è fatto un, un passettino più avanti, si è detto che sì, una famiglia in povertà energetica, se spende, il suo reddito scende a causa delle spese energetiche e allo stesso momento vive in una casa che è energeticamente inefficiente. E qui introduciamo un elemento fondamentale. Perché parliamo di povertà energetica e non di povertà to tu core? Obiezione che spesso viene fatta. Perché il comitato di pietra di questa discussione non è soltanto la famiglia e le sue caratteristiche socioeconomiche, ma le prestazioni di efficienza energetica dell'abitazione. A parità di condizione, la stessa famiglia che vive nello stesso identico luogo, se vive in una casa inefficiente classe G o vive in una, classe, in una casa molto efficiente classe B o classe A, hanno profili di consumo e di spesa totalmente differenti e questo ha impatto sulle condizioni di vita. Quindi la casa è qualcosa che un normale indicatore di povertà eh, appunto non cattura perché è completamente fuori dal perimetro. La stima che viene utilizzata in Italia, ahimè, è stata fatta dal da mio collega Ion Faiella un lavoro del 2014, è stata utilizzata in vari lavori istituzionali, eh, la SEN nel 2017, il PNIEC, la precedente versione, non l'ultima che è stata appena presentata, il piano della transizione energetica 2022, ISTAT l'ha ripresa appunto di, di recente nel rapporto dell'anno scorso di quest'anno e anche la Commissione europea nei suoi documenti di valutazione. Come viene definita la povertà energetica nel nostro Paese attualmente? È una versione dello income and cost approach in Inghilterra calato nel contesto italiano, non bisogna inventarsi la ruota ogni volta. Chiaramente diciamo, quello che andava bene in Inghilterra eh, è stato adattato nel contesto italiano perché i dati in Italia sono differenti. Noi abbiamo una forte base dati, appunto indagini sulle spese delle famiglie, che guarda quindi alla spesa, mentre in Inghilterra hanno un approccio più modellistico è basato appunto sui consumi stimati energetici delle, delle famiglie perché hanno un, delle indagini sui consumi energetici delle case che noi non abbiamo. In particolare in Italia una famiglia in povertà energetica se si verificano due condizioni spese energetiche alte, la quota di spesa energetica equivalente e torniamo alla scala carbonaro presentata prima, se la cambiate devo rifare tutto, grazie. Eh, se la quota di spesa energetica è il doppio della media e simultaneamente il totale della spesa meno le spese energetiche fa finire quella famiglia sotto la soglia di povertà relativa, quindi ritorniamo a Istat. Se queste due condizioni sono verificate, famiglia è in povertà energetica. Allo stesso tempo, come si dice tecnicamente, ravanando i microdati, ci siamo resi conto che c'era uno zoccolo molto grosso di famiglie che dichiaravano spesa per riscaldamento, considerando tutti i vettori energetici. Se uno si riscalda col carbone, con la legna, col PET, con l'elettricità, quello che volete, spesa per riscaldamento è esattamente uguale a 0 euro. Quindi non un centesimo, non due centesimi, ma 0. E la stessa famiglia ha una spesa totale sotto la mediana... La nostra idea è che queste famiglie sono famiglie in condizioni così di deprivazione che non riescono appunto a permettersi quel minimo comfort termico necessario. Sono le cosiddette hidden energy poor family, e anche queste le introduciamo. Messi insieme questi due blocchi di famiglie, che vedete rappresentati in questa formula, eh, box blu sono quelle famiglie che vi dicevo prima: quindi spendono tanto e la spesa totale, al netto della spesa energetica, le fa finire sotto la soglia di povertà relativa. 1,1 milioni di famiglie nel 2022, box rosso quelle famiglie che hanno spesa per riscaldamento esattamente uguale a zero e la loro spesa totale sotto la mediana. Hidden Energy Poor, 900.000 famiglie. Totale 2 milioni di famiglie nel 2022, ultimo dato disponibile. Aspettiamo i microdati 2023 con grande ansia. Negli ultimi 30 anni, che è successo? In media 2 milioni di famiglie, l'8,1% delle famiglie italiane è in povertà energetica. È un fenomeno strutturale. Uh, ci sono un po' diciamo, di eh, andamenti, mh, piccole riduzioni, piccole crescite. Quello che diciamo, abbiamo evidenziato negli ultimi anni è che questo swing è dovuto essenzialmente all'andamento dei prezzi dei beni energetici. Quando i prezzi di elettricità del gas e i prezzi finali crescono, aumenta il fenomeno, viceversa quando si riducono. Nelle politiche di contrasto e in particolare diciamo, eh, quelli che sono gli interventi efficientemente energetico che aggrediscono diciamo, alla radice il problema, né tantomeno altri fattori, chiaramente diciamo, la congiuntura economica, gli anni di recessione fanno male a tutti, sembrano influenzare. Quello che comanda veramente sono l'andamento dei prezzi finali. Questo è un po' è quello che è successo. L'ultimo anno fa un po' di eccezione, 2022, anno di esplosione dei prezzi dei beni, dei beni energetici, eh, però anche anno di generosissimi sussidi, decine e decine di miliardi che chiaramente non si può ripetere ogni anno perché diciamo, le condizioni di finanza pubblica non lo consentono, quindi è l'unico anno in cui diciamo, la policy è stata efficace ma anche un anno in cui non si può ripetere. Uh, nelle varie regioni, gradiente nord-sud, vediamo appunto uh, regioni sotto la media nord regioni sopra la media, vi segnala appunto la Calabria: l'unica regione in cui, in un contesto generalizzato di riduzione della povertà energetica, in Calabria invece la povertà energetica è aumentata. Abbiamo anche gli intervalli di confidenza stimati in maniera diciamo, più possibile riferiti diciamo, a quelli che sono i parametri di indagine sulla spesa delle famiglie. Um, la bellezza diciamo, di lavorare nel gruppo, l'osservatorio ha una rete abbastanza ampia e che ci vengono anche gli stimoli della società civile. Save the Children l'anno scorso ci ha contattato e ha detto: Ma perché non fate un carotaggio dell'incidenza del fenomeno tra le famiglie con minori, data il loro interesse? Non ci avevamo pensato. È venuto fuori una cosa molto interessante: le famiglie eh, con minori sono più a rischio di diventare in povertà energetica. E fra queste, quelle in cui la persona di riferimento, quello che risponde al questionario, è uno straniero, ancora di più. Quindi policy maker, se sei in ascolto, attenzione a come indirizzare le tue risorse. Uh. Per ripartizione abbiamo visto il fenomeno riguarda in particolare sulle isole e un altro gradiente interessante è quello, se permettete di semplificare, città-campagna. Eh, cioè nel, nei centri città il fenomeno è meno rilevante rispetto alle periferie e ai piccoli centri e questo di nuovo è un suggerimento che ci arriva agli architetti per come sono fatte le case. Se vivi in un appartamento per riscaldare l'appartamento benefici il fatto che sei isolato dalle altre case e quindi se voglio raggiungere lo stesso confort termico in una villetta devo spendere di più. Questo diciamo, indirizza la policy. Viceversa, attenzione in prospettiva con raffrescamento, clima change dice qualcosa perché a quel punto le ricette cambiano. In una villetta so più fresco: se voglio cercare di migliorare le condizioni di un appartamento, lì non devo agire solo sulle condizioni dell'appartamento ma anche sul contesto, le cosiddette isole di calore, quindi piantare alberi, cambiare diciamo, le vernici dei, dei palazzi, eccetera, eccetera. Ora, eh, abbiamo utilizzato e stressato il più possibile l'energia sulla spesa delle famiglie, nonché chi la produce. Il problema è che il policy maker giustamente ci chiede informazione il più disaggregata possibile, non ci serve solo il dettaglio regionale, teoricamente si vuole andare bene al di sotto. Quindi, raggiunto il limite dell'inferenza statistica, eh, quello che stiamo provando a fare è di sfruttare un altro approccio, cioè di utilizzare i dati sulle attestazioni e le prestazioni energetiche, IAPE questo certificato che viene prodotto obbligatoriamente se vendete, affittate casa o se in teoria ristrutturate. Eh, lo abbiamo fatto utilizzando i dati della Lombardia che insieme a Piemonte e Provincia di Trento sono le uniche, le uniche regioni che mettono a disposizione questi microlati online e ci siamo inventati un indicatore che consente, in questo caso appunto abbiamo provato pesando in vari modi, ma il risultato come vedete è più o meno è sempre lo stesso, eh, di costruire un indice di vulnerabilità diciamo, a livello comunale. Milano e diciamo, il suo Interland hanno un'incidenza un più bassa, vedete il blu e questo diciamo, si riconnetta al dato che abbiamo visto dal gradiente città-campagna, i comuni che invece sono più diciamo, vicini alle Alpi o più piccoli invece hanno un'incidenza maggiore. Teoricamente questo indicatore noi qui lo utilizziamo a livello comunale, ma per le grandi aree metropolitane, si parlava di punto l'importanza di misurare i fenomeni nelle grandi aree metropolitane, quindi Roma, Milano, noi possiamo andare volendo anche al dettaglio interno e quindi fare dei confronti tra quartieri o anche di più. Quindi nuovo per dire, caro policymaker, guarda che nel quartiere appunto di Torre Spaccata o di Quarto Giaro l'incidenza del fenomeno è superiore rispetto alla media cittadina, eh, vedi dove diciamo, indirizzare le tue risorse. Uh, sviluppi futuri, sono arrivato. Prima di tutto bisogna pubblicare i microdati disponibili. L'Italia ha una serie di dataset all'avanguardia, in particolare in Italia abbiamo una cosa che si chiama sistema informativo integrato, tutte le nostre informazioni di consumo dei contatori eh, di elettricità e di gas vengono inviate con lettura ogni quarto d'ora a questo mega archivio. È una cosa che pochissimi paesi hanno, in molti paesi si stanno mettendo in questo momento i smart grid e noi siamo alla seconda generazione. Queste informazioni sono fondamentali non solo per la povertà energetica, ma in generale per guidare la transizione energetica di cui stiamo diciamo, parlando tanto. E purtroppo però questi microdati, che ripeto, non interessa sapere, Luciano la Vecchia, quanta elettricità consuma, ma di nuovo informazioni statisticamente affidabili, aggregate, microdati anonimizzati, non sono nella disponibilità della comunità. Idem per quanto riguarda le informazioni sulle attestazioni di prestazione energetica. Noi abbiamo utilizzato quelli della Lombardia. Nel mondo ideale sarebbe molto molto bello e desiderabile se nell'indagine sulla spesa delle famiglie ad esempio fosse possibile oltre alle spese i consumi così da un lato avrei spesa e consumi se poi avessi anche i prezzi mi farebbe la persona più contenta <ride> del mondo però diciamo se avessi per la stessa famiglia consumi eh, spese consumi e la, le prestazioni di, di efficienza energetica della stessa dell abitazione di quella famiglia diciamo, potremmo fare un salto quantico nelle elaborazioni. Nuove raccolti con la decarbonizzazione e l'elettrificazione dei consumi perderemo un pezzo di informazione, oggi per riscaldare in Italia utilizziamo il gas fondamentalmente o altri vettori, se andiamo tutti a, 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 a elettrificare i consumi, quindi con le, le pompe di calore, con il piano di induzione, io seguendo la spesa perdo informazioni sui servizi energetici, quindi devo iniziare a pensare a nuove indagini, un po' come fanno gli Stati Uniti che hanno un'indagine quinquennale REX che segue appunto i servizi energetici delle famiglie, deve iniziare a attrezzarmi in questo senso, un po' quello che sta facendo gli con l'indagine sui consumi energetici delle famiglie. E poi bisogna fare valutazioni e policy. Questa è un, una cosa fondamentale. Eh, il policymaker a volte confonde il monitoraggio e la misura, quanto ho allocato a quanto è stato speso di quel budget rispetto a quello che è la valutazione della policy, questo è un punto fondamentale. Scusate, sono Grazie, grazie Luciano, l'applauso per te. Grazie, complimenti al, ai relatori, cinque interventi veramente interessanti, pieni di stimoli, siete riusciti a trattenere la platea anche se siamo andati oltre, quindi veramente complimenti a loro, credo che ci siano tantissime domande, magari le, le dedichiamo durante il coffee break. insomma, eh, Grazie a tutti per l'attenzione, non vorrei rubarvi altro tempo così potete continuare a, a, insomma, a seguire le altre sessioni. Grazie ancora, a più tardi.